devo dire col cuore che Don Gabriele... Da un cupolone all'altro, così hanno sintetizzato in quel di Villafranca, con uno slogan, l'arrivo del nuovo parroco, Monsignor Gianpietro Fasani, per 10 anni economo generale della CEI. Un arrivo atteso da tempo da tutta la popolosa cittadina veronese, ricca di iniziative e di particolarità. Per Monsignor Gianpietro Fasani questa è indubbiamente una nuova sfida, ma anche una bella opportunità. Tra le presenze alla celebrazione spiccava quella di Monsignor Mariano Crociata, segretario generale della CEI, venuto ad accompagnare il prezioso collaboratore. «Sono arrivato», un'esclamazione ripetuta più volte durante l'omelia da parte di Monsignor Fasani, che dice tutta l'attesa di una comunità che in questi anni è stata duramente provata nelle malattie dei suoi pastori, precocemente scomparsi. La partecipazione, corale e numerosa, all'ingresso del nuovo parroco, ha sottolineato la voglia ed il bisogno di sentirsi aiutati nel cammino di crescita nella fede, anche come comunità civile che si riconosce in valori condivisi. «È la grande umanità», unita a quel tratto sicuro di pastore che conosce le difficoltà e la bellezza dell'impegno che si appresta a vivere, che da subito si sono intravviste nel volto e nel gesto del nuovo parroco dei santi apostoli Pietro e Paolo. Un'umanità che emerge tutta anche durante la sua omelia. Un po' emozionato, è inutile dirlo. Sì, molto emozionato. La gente, il giro, tutte le persone emozionano, la chiesa così piena forse non era neanche attesa. Poi anche la presenza, Monsignor Crociata, insomma dice di universalità della comunità cristiana che lei ha ricordato nell'omelia. Sì, io credo che le presenze indicavano queste, perché davvero c'erano molte presenze significative, anche non so, ho visto il direttore generale di Avvenire, ho visto altre persone che danno questa dimensione ecclesiale italiana alla nostra celebrazione di questa sera. Eccellenza, cosa non si fa per un amico? Ah, senza dubbio, soprattutto quando un amico ha rivestito un ruolo così importante e ha prestato una collaborazione assolutamente preziosa, per cui sono davvero contento di essere qui e di vedere anche una comunità molto bella, molto viva. Il fatto che viene a fare parroco uno che ha avuto un'attività nazionale significa che, come dire, la parrocchia è chiamata ad allargare lo sguardo e il cuore, a diventare un po' più grande, senza perdere il radicamento nel territorio. E l'augurio che ho fatto a lui e alla comunità, penso che sia anche lo stile e l'impegno che dovrebbe avere con i propri mezzi ogni comunità.